No, io prima che tu cominci però una cosa, visto che facciamo puntualizzazioni, la devo dire in dissenso con Carlo Ripa di Meana, perché Carlo ha detto era fulmineo nel decidere e freddo. Io ho imparato da Antonio questa sua frase. Antonio diceva sempre: io non sono adatto alla politica, perché la politica è come il ping pong, io sono un giocatore di bocce, ci devo pensare su prima di tirare la palla. Io questa me la ricordo come battuta di Paolo Silos. Sì. No, ma io me la ricordo da Antonio. Sarà materia di interessante. Sarà materia di rimane aperta questa disputa. Sì. Almeno lui, per quel che ricordo, pensava di essere più giocatore di bocce che di ping pong. Tu ce l'hai descritto come un bravo giocatore di ping pong, sharp shooter, quindi le due cose non si escludono, però uno può pensare di sé cosa diversa da ciò che è. Giorgio Ruffolo. Occidentali, in Italia la programmazione ha assunto fin dall'inizio una veste apertamente politica, come supporto di un programma di riforme diretto a combattere squilibri economici e diseguaglianze sociali senza alcuna pretesa di neutralità. La programmazione stava al centro della nuova coalizione di centrosinistra. In quella istanza confluivano correnti politiche riformiste di culture diverse, cattoliche, laiche, socialiste. Quella dei cattolici di San Pellegrino, animata da Pasquale Saraceno, quella del gruppo dei comunitari olivettiani, quella laica degli Amici del Mondo, quella della prima diaspora del PCI, dopo il 56, con le riviste di Giolitti, passato e presente, di Onofri, Tempi Moderni, di Guiducci e Momigliano, Ragionamenti, quella dei socialisti di Mondo Operaio, all'inizio degli anni Sessanta diretto da Giolitti. Insomma, la programmazione nasceva in un clima ricco e vivace, una fioritura di intelligenze impegnate nella esplorazione del domani, nella elaborazione di progetti, nell'organizzazione di campagne, un ambiente culturale fervido e fertile che si è oggi piuttosto disseccato. Per i socialisti la programmazione riformatrice, si doveva dire così, la parola riformismo era sospetta di acquiescenza conservatrice, era all'inizio dell'alleanza di centrosinistra la ragione fondamentale della loro partecipazione al governo. Quando Giolitti assunse la guida del Ministero del Bilancio, operava all'interno del Ministero una commissione della programmazione nominata dalla Malfa, suo predecessore, è presieduta in pratica da Pasquale Saraceno, composta da esperti, economisti ed esponenti del mondo imprenditoriale e sindacale. La commissione esaminava volta per volta i rapporti preparati da Saraceno sui problemi che avrebbero dovuto essere oggetto del piano. Saraceno si valeva di funzionari ed esperti appartenenti all'ufficio studi dell'IRI e della Svimez, da lui diretti, e da esperti distaccati da altre amministrazioni e da imprese pubbliche, tra cui il sottoscritto, più tardi inquadrati con la riforma del Ministero del Bilancio e della Programmazione nella Segreteria della Programmazione e nell'Istituto di Studi per la Programmazione posto al suo servizio, l'ISPE. Per qualche tempo dopo l'ingresso di Giolitti, Saraceno continuò a presentare i suoi rapporti, cambiandoli in corso d'opera. Era il suo stile, geniale e brillante, ma lievemente caotico. Si capiva che non aveva alcuna fretta di scrivere il piano, che tuttavia era preciso impegno politico del governo. E una prima traccia del piano, una specie di Urfaust, presentata dalla Malfa, la nota aggiuntiva del bilancio del Ministero, era stata scritta dal giovane Luigi Spaventa, con la supervisione... Francesco Forte direbbe che no, che l'ha scritta lui. No, vediamo, questo
vediamo l'analisi. Con la supervisione di Giorgio Fuà e di Silos Labini, che l'avevano sviluppata in un libro, Idee per la programmazione. Quella nota individuava i temi e gli obiettivi del piano, era molto importante, concepito come una correzione drastica degli squilibri intervenuti durante la fase di uno sviluppo straordinario ma convulso, squilibri territoriali tra nord e sud, squilibri sociali, squilibri economici tra agricoltura e industria, squilibri sociali tra beni privati e beni pubblici. Il piano avrebbe dovuto individuare gli strumenti, i modi e i costi. Forzando le esitazioni di Saraceno, Giolitti affidò a me e agli altri giovani esperti dell'ufficio del programma, successivamente inseriti nell'ISPE, la redazione del programma quinquennale 65-69, poi slittato al 66-70. Lo scrivemmo sulle macchine da scrivere Olivetti Programma. In sei mesi, in poco meno di sei mesi, in un periodo che più agitato non avrebbe potuto essere politicamente e segnato per la prima volta da una congiuntura avversa. I giornali dicevano: è arrivata la congiuntura. Giolitti fu in grado di presentarlo. Sì, era un guaio, era capitato questo guaio, la congiuntura. Giolitti fu in grado di presentarlo proprio alla vigilia della crisi di governo. Pieraccini, succedutogli, lo fece approvare senza sostanziali alterazioni dal governo e presentare al Parlamento. A proposito di Pieraccini, voglio dire una cosa. Io credo che gli dobbiamo un riconoscimento. Noi fece del suo meglio in un momento difficile. Noi, nostalgici di Giolitti, lo criticavamo con qualche vena di settarismo. Un nostro ironico collaboratore, Paolo Bogliaccino, ci ammonì. Lo ricorderete come le pa di Pericle. Nel piano c'erano i numeri e il governatore Carli, cui il governo aveva affidato il compito di verificare la coerenza di questi numeri, la coerenza finanziaria, diede il suo benestare. Quel che mancava semplicemente non erano i numeri, era la volontà politica di realizzarlo e la capacità dell'amministrazione di modificare profondamente una struttura basata sulle competenze in una orientata agli obiettivi. Politicamente il piano incontrò, come era ovvio, l'ostilità della destra e dopo qualche esitazione quella dei comunisti, ma anche la freddezza dei democristiani e lo scetticismo dei socialisti. Ricordo De Martino, sollevando le palpebre pesanti dal documento, mi chiese: ma dove li trovate tutti sti soldi? Il piano doveva essere approvato per legge, lo fu con una procedura sconsiderata. Era un documento politico, ma fu votato come un testo legislativo. Articoli ed emendamenti, una follia, come votare un articolo di fondo o l'inno di Mameli. Emendare l'inno di Mameli sarebbe stato meglio. Il Parlamento impiegò mesi preziosi in una discussione astrusa. Una volta approvato fu praticamente accantonato, era arrivata la congiuntura. Non diventò mai ciò che avrebbe voluto essere, una guida dell'azione di governo. Difetto di impostazione o difetto di strumenti? Non vi è dubbio che vi furono errori dei programmatori. A una inadeguata preparazione tecnica si accompagnò un condizionamento ideologico che ci fece dire, più che fare, molte ingenuità. Ad esempio si propose una disciplina di programmazione del credito alle imprese, da affidare al nuovo Comitato dei Ministri della Programmazione Economica, il CIPE, limitando l'autonomia della Banca Centrale. È invece non giustificata l'accusa di tendenze sovietizzanti a sottoporre a controllo le imprese private. In materia di rapporti tra poteri pubblici e imprese, la programmazione chiese ed ottenne con la disciplina del CIPE i poteri di indirizzo e controllo sul settore pubblico.
Per le imprese private si proponeva la comunicazione dei programmi di investimento. E questo suscitava inutili allarmi. Una disciplina di regolazione affidata poi ad un'autorità indipendente, proposta seria, più tardi sfociata nella istituzione della Consob. Resto convinto, insomma, che la diagnosi essenziale che il piano dava del momento storico del Paese e la rappresentazione dei suoi problemi era giusta. Non sono gli errori dei programmatori che hanno praticamente affondato il piano come guida dell'azione di governo. Fu la disattenzione dei partiti, l'ostilità dell'amministrazione, la contestazione delle grandi organizzazioni imprenditoriali e in parte sindacali. Insomma, eravamo circondati. Un aiuto insperato venne dalla Banca d'Italia, o piuttosto da Carli personalmente. In pubblico si è espresso in senso convenzionalmente critico. Personalmente invece si impegnò a sostenere con la sua presenza i nostri tentativi di raccordo con la pubblica amministrazione. Il collegamento, anche un bonario controllo, era assicurato dal capo dell'ufficio studi della Banca d'Italia, Carlo Azeglio Ciampi. Un sostegno concreto ci fu fornito dalle imprese a partecipazioni statali, soprattutto dall'IRI. Per quanto riguarda poteri e mezzi, la situazione era disperata. I nostri giovani esperti erano dei precari, in questo davvero anticipavano il futuro. Per lo più distaccati da altre amministrazioni o volontari retribuiti con decreti che tardavano mesi, una volta scoprii che giacevano in un cassetto in attesa dei nastrini tricolori di cui si era esaurita la partita. Quando con Maninka Rabba ci recammo in visita alla Direzione de Prévision a Parigi, Edmond Malenvaux ci chiese quanti eravamo. Una quarantina, esagerai. Beh, noi, disse lui, siamo 600 qui alla Prévision e altri 600 al commissariat au plan. Ci rimarremmo male. Ripensandoci oggi, però, non posso fare a meno di osservare che la programmazione francese, non molto più fortunata della nostra, è costata molto di più. Non si può però affatto dire che l'esperienza di programmazione non abbia lasciato tracce concrete nelle politiche economiche e nelle istituzioni. Anzitutto nel campo nevralgico del welfare, nel linguaggio del piano gli impieghi sociali del reddito, soprattutto per quel che riguarda le riforme dei grandi sistemi sanitario e previdenziale, nel riordino della finanza pubblica, della legge di bilancio, della legge finanziaria, nella creazione delle regioni, anticipate dai comitati regionali della programmazione costituiti nella sede della programmazione stessa, e molto più tardi nella politica territoriale, ridefinita politica ambientale, che riprese in parte alcune indicazioni del cosiddetto progetto 80, prodotto postumo della programmazione. Insomma, quelque chose dunque resterà. Non però l'idea centrale della programmazione di inserire la politica economica in un più vasto spazio progettuale, temporale e sociale, nel quale siano rese esplicite e consapevoli opzioni e scelte dell'azione pubblica. E non può essere certo di consolazione il fatto che la globalizzazione intervenuta nella seconda parte del secolo scorso abbia essa spazzato via ogni pretesa di consapevole progettazione coordinata e organizzata dell'azione pubblica. Voglio concludere evocando la memoria di colui che costituisce la ragione di questo nostro incontro. Fu grande fortuna che il ruolo di protagonista della programmazione sia stato assunto da Antonio Giolitti, che lo ha svolto con salda competenza e con impavida serenità. Nessuno meglio di lui ha inteso l'idea del piano come l'indistinguibile sintesi di un'economia prospera e di una società giusta, insomma, come espressione suprema della politica, una politica cui vorremmo fosse restituita dignità culturale, virtù etica e decenza estetica, riscattandola dalla vergogna che minaccia di sommergerla.
Questa cosa della congiuntura, sai che mi ha messo di questa parola utilizzata solo in accezione negativa, dicevo che c'è arrivata la congiuntura, no? Mi mette il sospetto che appena posso vado a verificare di avere scritto insieme a Pippo Ranci un libro, questo ho la certezza, ma forse era intitolato La congiuntura più lunga. Allora, non lo hai scritto, è un libro edito da, intitolato La congiuntura era più quello lunga, di Andreatta? Di Mulino, ecco. Posso risparmiare la... Allora il titolo non è mio, il titolo è di qualcun altro. Però è interessante che la congiuntura più lunga voleva dire la recessione più lunga, il periodo di crisi economica più lunga. Però in quegli anni questo è il termine col quale, sì, è impressionante questo. Va bene, allora ora cedo il microfono aperto a Manini. Nel 64, il fatto stesso di ritenere necessario da sinistra mettersi alla prova con la politica economica di breve periodo, come più tardi l'avrebbe chiamato un bel libriccino di Pedone Spaventa Izzo e Volpi, era un fatto eversivo dal punto di vista ideologico. Devo ricordare, e lo dico a proposito di Giolitti, perché quando Giolitti arriva al governo, dopo il 12° se non sbaglio congresso del Partito Socialista che si era tenuto in ottobre e che dà vita al primo governo Moro e dal lato socialista alla scissione che genera il SIUP, Giolitti presentò al congresso, dando scandalo, un documento chiamato Nota congiunturale, affermando proprio che non era possibile prescindere dai problemi della politica economica di breve periodo e che il problema di una politica riformista era quello di accettare gli oneri e le difficoltà del governo dell'economia anche nel breve periodo per innestarvi poi coerentemente una politica di riforme. Faccio tre osservazioni molto rapide perché in quel primo periodo userò anche io l'espressione di Carlo Ripa di Meana, io ero un garzone di bottega alla programmazione. Ma il primo governo Moro è la stagione determinante dal punto di vista culturale anche per il formarsi di quello che poi con vicende alterne, con un certo peso politico-culturale, è stato il gruppo chiamato gruppo giolittiano. Si sono cementate in quel periodo amicizie personali che sono tuttora vive. Sono proprio i sei mesi del primo governo Moro, nel quale i socialisti portano al governo fondamentalmente con Antonio Giolitti e con molta tensione, tutto sommato positiva, ma tensione, con la direzione dell'Avanti di Riccardo Lombardi, una carica giacobina che nei miei ricordi si spiega anche come sia capitato per esempio a me, che appunto ero un garzone di bottega, ne sapevo poco di tutto, di aver avuto incarichi come di andare da De Gennaro a trattare il tema della riforma della società per azioni, quella che poi molti anni dopo dette luogo alla Consob. Cioè c'era, io però lo ricordo diciamo positivamente, prima di tutto appunto per il fatto che lì sono nate con Antonio Giolitti stesso, Luciano Cafagna, Giorgio Ruffolo, che con l'amicizia era già cominciata, Federico Cohen e poco prima della fine di quel semestre con Giuliano Amato, delle amicizie, Giuseppe Carbone, che sono durate tutta la vita. Ma perché accanto a quell'ingenuità c'era una volontà di innovazione, uno spirito di animo riformatore
che non ho più visto dopo, né nella fase del compromesso storico, né in fasi successive di guide, di governi a guida di sinistra. Io voglio dire due cose che, almeno secondo me, contraddicono, però lo dico con molto riguardo perché mi sento in soggezione intellettuale verso Luciano Cafagna, ma non sono d'accordo con lui. Non sono d'accordo con lui quando dice che Giolitti non ha tracciato una linea di socialismo democratico, che vuol dire socialismo europeo, ma io resto nei sei mesi del governo Moro. Il momento determinante, secondo me, fa fine aprile ai primi di maggio, proprio ora, perché già ci si sentiva il terreno sdrucciolevole sotto i piedi di quella che poi diventò la crisi delle sciabole, del tintinnio di sciabole. Fu un memorandum di Giolitti, ministro del bilancio, ai sindacati. Il memorandum era un memorandum sulla politica dei redditi, in una versione che non è quella della Malfa, è la versione intellettualmente attribuibile a Franco Momigliano, al libro che Franco Momigliano aveva scritto proprio nella collana con la copertina bianca e rossa, che pubblica collana diretta da Antonio Giolitti per Einaudi, in cui era comparso anche il libro di Giorgio sulla grande impresa, la grande impresa. E questo memorandum proponeva sostanzialmente uno scambio politico di alto profilo. La garanzia di una politica dei redditi tesa a mantenere e compatibilmente con le compatibilità macroeconomiche di aumentare i salari reali nel medio periodo, contro la disponibilità del sindacato a misurare in modo autonomo, insisteva molto Momigliano, insisteva il memorandum, la propria contrattazione in ragione delle compatibilità del piano e contro la disponibilità a impegnarsi insieme, pagandone i prezzi, nella costruzione del welfare. Quindi quella del welfare, dello Stato sociale del re. Questo memorandum è del tutto attuale oggi. Io ora mi trovo a chiudere la mia carriera nel settore pubblico facendo il consigliere del CNEL e naturalmente vivo da vicino il clima di impotenza, di divisione del mondo dei sindacati, ma anche del mondo della politica, che non offre una piattaforma. E questo scambio, allora si trattava di costruirlo il welfare, oggi si tratta di renderlo compatibile con l'economia e con la società post-globale, è la sostanza di un patto sociale e io sono persuaso che il memorandum di Giolitti, a cui Giolitti lavorò fondamentalmente con Momigliano e naturalmente con noi, ma veramente aiutanti di bottega, l'autore intellettuale Momigliano di quel documento, fu bocciato da una chiusura politica cieca della CGIL di Novella, in realtà dal PCI. Fu Togliatti, il Partito Comunista di allora, che comprendendo, secondo me, perché c'era stato il convegno sulle tendenze del capitalismo italiano di Amendola, al Gramsci, ma il primo fu quello più importante con la relazione di Trentin e la relazione di Amendola. E secondo me, insomma, il gruppo dirigente comunista sapeva che Giolitti aveva ragione e che quella era una strada concreta per le riforme e fu la durezza della logica politica, della strategia, questa credo sia di un libro dell'obesità elettorale del PCI, che indusse il Partito Comunista a una chiusura che sanzionò il nostro fallimento. Perché è vero che poi le persone sono fuori discussione, Peraccini è stato un ottimo parlamentare,
un meno buono ministro, secondo me, ma io conservo la faziosità di allora. Però la svolta moderata della crisi del luglio ci fu. Io penso, ben inteso, ora che fu uno sbaglio, Giolitti fece male a uscire dal governo, avrebbe dovuto restare, ma insomma questo è un altro discorso. Ma certamente il clima di un riformismo audace, nel quale cementarono anche le amicizie attorno ad Antonio, il gruppo di Antonio, si ferma alla crisi del luglio 64. Un'ultima cosa, in cui pure sono in dissenso con Luciano Calfagna. L'welfare è il centro del programma Giolitti. È vero che l'espressione impieghi sociali del reddito se l'ha inventata Giorgio Ruffolo, ma Giolitti era uno che non ti lasciava passare una virgola senza leggere. Non è che passa un documento chiamato programma Giolitti e che siamo stati noi guidati da Giorgio a... No, quando Giolitti firmava una cosa. Fra l'altro, un aneddoto: nel Partito Socialista, quando io ho fatto il vice responsabile economico del PSI, PSDI unificati, e c'era una guerra volgare, l'unica volta che ho visto Giolitti usare il turpiloquio fu perché uno gli presentò una lettera dicendo: guarda cosa ti hanno fatto firmare. E Antonio dice: ha fatto firmare a me, cioè io firmo una cosa, cioè, e questo vale anche per lui. Allora, tornando alle cose serie, rispetto alla nota aggiuntiva della Malfa, al di là delle esegesi letterali, che è un documento forse anche letteralmente più bello del piano Giolitti del 64, anzi certamente, però sì, no, è più bello, però non è più, per questo non vuol dire che sia più significativo, perché è più bello letterariamente. Ma la novità del piano Giolitti rispetto alla nota aggiuntiva è che al centro del piano Giolitti c'è la costruzione del welfare italiano. E ah vabbè, io la parlo invece dei primi sei mesi del 64, se no la voglia di replicare o intervenire su tutto qui. Ma questa diciamo costruzione del welfare è dovuta all'impulso intellettuale di Giolitti e alla presenza dei socialisti nel governo Moro Nenni, ed è un successo. Io sono infuriato anche con Giorgio Ruffolo quando parla del fallimento della programmazione. Se non ci fosse stato quell'impulso, ma era un paese in cui gli ospedali erano enti ecclesiastici, è stata costruita dal centro-sinistra Nenni Moro, mi limito a quella legislatura 63-68, non vado al di là nel giudizio positivo. L'welfare italiano, col sistema pensionistico, col sistema sanitario, con la scuola media unica, che era venuta prima nel tempo, con gli elementi caratterizzanti una socialdemocrazia europea. Io credo che Antonio Giolitti sia stato anche, come ha dimostrato poi nella sua presenza in Europa, un grande socialdemocratico europeo. Insomma, visto che siamo in fase di reassessment storico, l'osservazione di Luciano affianca quella che ha fatto Carlo, nei suoi ultimi anni di attenzione alla politica, come testimoniati da questo libro e da quello che lui ha scritto dopo. Ci sono due aspetti che sono due punti interrogativi, appunto: perché non compare il bagaglio socialdemocratico che è appunto imperniato sui diritti sociali, sulla protezione del lavoro, ma appare questa cultura dei diritti che è una specie di siluro che è stato messo in viaggio ben al di là
dell'humus azionista iniziale e che poi diventa il terreno d'incontro di una sinistra lontana da quella socialdemocratica. Questo è un dato storico. La seconda osservazione, dello stesso tipo, anche se investe un altro punto, è perché non diviene un alfiere del dissenso negli anni che precedono la caduta del muro. Ecco, queste sono due domande che sul piano storico ha senso porsi, hanno di certo una risposta, ma sono domande che ha senso. Come appunto al di là della così valutazioni più o meno orgogliose di quello che fu fatto negli anni 60, lì rimane l'osservazione che aveva fatto Giorgio: c'era del radicalismo nella nostra programmazione. Insomma, io, se vogliamo mettere qualche ricordo personale, ricordo ancora la riunione nella quale Moro, con la sua tecnica tutta giocata sul tempo, fece abortire la nostra richiesta di trasferire al CIPE il potere conferito al CICR nel 1947 di destinare nel sistema creditizio i flussi finanziari, che era una norma di impronta dirigistico sovietica quasi, che era entrata nel 1947 nel nostro ordinamento e che non era mai stata applicata. Ovviamente Carli diventò nostro amico dopo l'aborto di questa cosa qua, che egli vide, a mio avviso giustamente, non solo e non tanto come un attentato alle prerogative della Banca d'Italia, ad un'economia di mercato, sia pure mista, nella quale noi vivevamo. La riunione cominciò, non ricordo a che ora, perché con Moro ricordo che la facemmo alla Camilluccia. All'epoca le sedi della DC e le sedi di governo erano abbastanza fungibili fra anche di lei, loro. Quelle della DC? No. Ah, no, 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 sì, certo. Un po' di più, sì. Però, insomma, vabbè, passarono 6 ore. Alla fine Moro constatò che per esaurimento noi avevamo perso e quindi la nostra richiesta cadde e Carli ci diventò più amico. Un'altra cosa del radicalismo, se vi ricordate, dal bilancio, quando era Antonio ministro e Pieraccini era i lavori pubblici, e Pieraccini aveva per le mani un disegno di legge urbanistica di cui temeva che facesse la fine del famoso apocrifo Irpino, cioè quella riforma con diritto di superficie, eccetera, che costò il posto a Sullo, nonostante l'avesse messa in circolazione come apocrifo. E allora il bilancio mandò a Pieraccini, in vista della riunione del Consiglio dei Ministri in cui doveva essere approvato quel disegno di legge, il bilancio mandò a Pieraccini Beppe Carbone con 147 emendamenti, che naturalmente Beppe illustrò con quella inesorabile analitica fermezza che lo ha sempre caratterizzato. Verso il 70° emendamento, così raccontava poi Beppe, gli occhi di Pieraccini cominciarono a brillare, capì che lo liberava dal problema di presentare il disegno di legge, che noi così affossammo. Perché con 147 emendamenti è chiaro che l'intesa non fu possibile. C'è infine un'ultima questione che in questa parte della nostra discussione deve venire fuori, ed è la critica che ci ha fatto Fabrizio Barca, nota. Per come mai noi non avevamo raccolto nulla della cultura della concorrenza?
la competitività di un mercato non entra tra i fini positivi che la riforma economica deve perseguire. Non c'è nulla di incompatibile tra la programmazione di un'economia di mercato e la concorrenza, ma noi la cultura della concorrenza non era nel nostro carniere, non l'avevamo. Io ho sempre detto a Fabrizio, calma un momento, ecco, perché quelli che ci criticarono e che erano bene al di là, quindi a volte ci sono cose che c'è chi le può dire, c'è chi le può dire di meno, però la critica di per sé meritava attenzione. Così l'ultima parola la può dire Luigi. Grazie, io come del consueto quando sono chiamato a intervenire abbasserò sostanzialmente il livello di questo dibattito e il mio proposito è solo quello di aggiungere una nota a piedi pagina a un appendice di una qualche storia dei governi degli anni 70 e due parole in premessa, tre di fatti e tre di valutazione. Le parole in premessa, i miei rapporti con Antonio Giolitti sono editoriali. Risalgono a Boringhieri, anni 60, quando mi fa scrivere in parte e editare comunque Nuovi problemi di sviluppo economico, 1962, con compenso in natura, quanti libri vuoi, ecco. Soldi non se ne vedevano. Continuano attraverso la collaborazione con Fuasi e lo Slabini e divengono poi rapporti di consulenza quando Giolitti entrò al governo, nelle tre, adesso non mi ricordo se tutte e tre, e attraverso Giorgio Ruffolo, di cui ero dipendente precario a Leni, e che fece confluire un po' di gente del Leni. No, lo spiegherò un'altra volta. Allora, io in questa piccola vorrei dare testimonianza, uno, di arroganza intellettuale da parte dei consulenti del Ministero del Bilancio, due, di fiduciosa signorile e forse ingenua buona fede di Antonio Giolitti, tre, di callidità politica di un altro grande personaggio, Ugo La Malfa. E mi riferisco al governo Rumor 73-74 e poi al successivo governo, dicendo subito che con alcuni colleghi noi abbiamo fatto una barriera per non avere a che fare con la programmazione. Basta, ecco, fuori dalla programmazione ci occupavamo di cose che ritenevamo adatte alla nostra miopia, non essendo in grado di volare più alto. A quali anni? Sempre quegli anni lì? Sì. 1973-74 abbiamo la prima crisi petrolifera che investe vigorosamente l'Italia. Qualcuno ricorderà, forse quei giorni si andava in bicicletta con da Carli in Via Nazionale, c'era molto folklore ma c'era anche problemi duri. Siamo al quarto governo Rumor, insediato nel luglio 73 con Giolitti al bilancio e alla programmazione economica, La Malfa al tesoro. La situazione italiana era disastrosa, era un periodo in cui il governatore Carli se trovava un dollaro per terra fisicamente lo ramazzava perché ci mancava anche quello. A livello internazionale si verificavano problemi di approvvigionamento e problemi finanziari, il problema del riciclaggio e del burden sharing, con tutti questi paesi arabi che fanno questi avanzi, dove vanno, come li si riciclano. Antonio Giolitti, dandomi grande fiducia, mi faceva rappresentare il Ministero in alcune riunioni internazionali e in particolare al gruppo di lavoro 3 dell'OCSE, dove venivano trattati, allora era un gruppo rilevante, dove venivano trattati questi problemi. A Washington, gli Stati Uniti indicano a Washington l'11-12 febbraio, se ho ben ricostruito le date, una conferenza sull'energia. Io vengo mandato a questa conferenza sull'energia che si distinse per un fatto, fu l'occasione in cui Kissinger cadde addormentato a motivo della impossibilità di traduzione in inglese dell'eloquio del nostro ministro degli esteri. Esatto, sì. Ed era una conferenza del tutto inutile in cui io partecipavo in maniera del tutto inutile, se non che, conoscendo gli amici della Banca d'Italia, in particolare il
direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, nostro direttore esecutivo del Fondo Monetario Internazionale, Francesco Palamenghi Crispi, li incrocio e mi viene fatto questo discorso da quelli della Banca d'Italia. Guarda, qua c'è una delegazione della Banca d'Italia e del Tesoro, essendo il Tesoro rappresentato dal professore Paolo Savona. Noi abbiamo istruzioni di non dirti niente, di non vederti, però a me mi sei, questa è casa mia, disse Palamenghi Crispi, io ti invito. E fui invitato e trovai, la delegazione era cospicua, era molto freddo, c'era Antonio Fazio con un caratteristico col bacco sovietico, e Rinaldo Ossola mi disse quello che stavano facendo. Stavano negoziando uno stand-by agreement, un accordo col fondo, un programma stile Grecia col fondo, per 1.235 miliardi di dollari, in parallelo con un sostegno che ci avrebbe concesso la comunità economica tedesca, e successivamente, forse oggi non viene ricordato, quando demmo in pegno l'oro, la Bundesbank, si chiamava swap, ma insomma era un pegno. La condizionalità del fondo era pesantissima, soprattutto in materia di limiti al credito totale interno. Il ministro del bilancio non era stato informato in alcun modo di questa mossa. Tornato a Roma, lavorava al bilancio con me a quell'epoca il compianto professore Lucio Izzo, riferisco in termini molto negativi su quanto stava avvenendo e esprimendo riserve per una politica che noi ritenevamo troppo restrittiva, sollevando due punti, non ho ritrovato questo appunto ma l'ho ricostruito da altri. Possibilità di obiettivi più ambiziosi, e qua tanta nostalgia perché ritenevamo che il 4% di obiettivo fosse un obiettivo troppo basso di crescita, e un eccesso di restrizione. Presentammo questo appunto ad Antonio Giolitti. Antonio Giolitti scrisse una garbata e precisa lettera recependo questo appunto il giorno 27 di febbraio, indirizzandolo a Ugo La Malfa. Non ebbe risposta da Ugo La Malfa, la risposta fu le dimissioni della Malfa avvenute il 28 di febbraio. Lettera quindi senza risposta, dimissioni a significare che queste obiezioni non potevano trovare. Però, guarda caso, segue una crisi breve relativamente, il quinto governo Rumor viene insediato il 14 marzo, Antonio Giolitti resta sempre al bilancio, il Partito Repubblicano Italiano si chiama fuori e dà un sostegno esterno e Antonio Giolitti è chiamato a consacrare per intero, così come era, la lettera del Fondo Monetario Internazionale, l'espressione delle condizioni alle quali lui aveva fatto queste eccezioni, essendo Colombo ministro del Tesoro, e 27 marzo la lettera del Fondo Monetario Internazionale fu firmata e l'Italia ebbe questo prestito. Una valutazione. Beh, lì per lì Giorgio Ruffolo la sua valutazione la espresse richiamando la storiella, una nota storiella partenopea in cui con un bombardamento rimane una casa, un palazzo segato a metà e si vede un vecchietto che ai piani superiori su un impianto igienico ride. E arrivano i pompieri e dice, che tieni da ridere? Ma non so, io ho tirato la catena e è venuto giù il palazzo. E allora naturalmente il professor Izzo e io il professor Izzo, perché ero io più responsabile, eravamo nella posizione di chi aveva tirato la catena. Più seriamente, ecco, là fu un caso veramente di arroganza per diniego di informazione e di collaborazione da parte del Ministero del Tesoro. La lettera di Antonio Giolitti non metteva veti, poneva problemi. E questi furono ritenuti insopportabili perché il Ministero del Tesoro non intendeva assolutamente che il bilancio fosse in alcun modo associato. Non so se istituzionalmente o per probabilmente allergia verso la persona. D'altra parte occorre dire che all'epoca, e qua fu Giolitti fu portato su una strada non da noi, non su una strada corretta, fu una sottovalutazione da parte degli uffici e dei consulenti del Ministero del Bilancio, anche a causa delle mancanze di informazioni da parte del Tesoro e della Banca d'Italia sulla gravità della situazione agli inizi del 1974. Eravamo in una situazione di
un esempio da manuale di politiche economiche sbagliate. Crescita elevata, politica monetaria permissiva, politica fiscale espansiva, inflazione intorno al 20%, svalutazione a più riprese della lira, bilancia dei pagamenti corrente che andava sempre più in rosso. E qua, devo dire, noi consulenti del Tesoro, ai quali non associo gli amici della programmazione che stavano nel loro empiro, per cui questi problemi non... Ma forse il segretario generale c'entrava, dimmo prova di un keynesismo convenzionale eccessivo, che fu recepito peraltro dal Ministro. Però fu corretta certamente la valutazione dell'eccesso di restrizione, perché seguì una delle peggiori recessioni della storia italiana, quella del 1975, che tutti vorranno ricordare. D'altra parte, vi fu una manifestazione, parlandone da vivo, di cinismo da parte del Ministro del Tesoro, che chiamandosi fuori e avendo prima rifiutato ogni collaborazione, evitò di vedersi addossato qualsiasi costo dalla mania di questa misura restrittiva. Questa è una possibile spiegazione. L'altra possibile spiegazione può essere semplicemente un'allergia personale, che fu peraltro documentata in occasioni successive. Come sempre, prima e dopo, Antonio Giolitti si comportò da gran signore, scrisse una lettera perfettamente documentata e cercò di agire come avrebbe agito un ministro in un paese serio e con un governo serio. Ma prima di dare a Giorgio, se lo vuole, un diritto di replica sul tuo giudizio sprezzante nei confronti della Torre d'Avorio e della programmazione, con cui no, c'è un punto, cioè questo giudizio che viene fuori di Ramalfa. Io sono testimone con altri del fatto che fu ben più lui che non il PC a bloccare la candidatura di Antonio al Quirinale, che ha ragione Carlo, era una candidatura seria, non era una candidatura messa lì nell'ambito di un gioco destinato ad avere altre soluzioni. Insomma, lo ricordo bene, ricordo anche bene per alcuni di noi, poi insomma, la drammaticità del cambiamento, insomma, che mi dette una testimonianza di come la politica sia crudele, proprio possa animarti, ma anche io ricordo quel pomeriggio, il pomeriggio che precede la votazione della mattina dopo, che eleggerà Pertini. Ero in istituto all'università. Alle 15 ricordo che la segretaria mi dice che ci sono i giornalisti che continuano a cercarmi, volevano la biografia di Antonio perché si accingevano a stampare il giornale avendo per tempo la biografia. E quindi io raccoglievo i dati per soddisfare questa domanda. Mi affaccio a Montecitorio verso le 6-7. Se fossi stato non un usciere di Montecitorio ma un usciere del Monte di Pietà, avrei destato maggiore attenzione. In realtà non mi si filava più assolutamente nessuno, c'era stato il cambiamento e in questo la Malfa era stato, lo so, determinante. Però Giuliano, sì. io ero là, andai a colazione fuori, all'epoca era la Camera dei Deputati, ritornai nel pomeriggio domandai a Claudio Signorillo, forse era coatto, non mi ricordo chi c'era, ma si continua a votare? No, era Claudio Signorillo, dice no, ma loro non sai niente, dice, vota bianco, da domani si vota per te. Cosa che lo sapevano già. No, appunto è noto ad alcuni amici che Massimo Guerrieri ed io ci restammo talmente male che il giorno dopo, il giorno del voto, che era il 7 o l'8 luglio, ma era una di quelle giornate nelle quali la temperatura verso mezzogiorno sale sui 35, andammo a giocare a tennis per essere assorbiti e distrutti da qualcosa che ci tenesse lontani dal... infatti
Beh, vinse Massimo perché gioca molto meglio di me, insomma Massimo è un serio tennista, insomma io sono una mezza tacca, anche se sto migliorando ma forse è troppo tardi. No, detto no, io volevo dire di Lamalfa, la vicenda dei rapporti tra bilancio e tesoro è una vicenda più complessa in quegli anni di quanto non possa essere la difficoltà del rapporto tra i due ministri. In realtà, appunto, a parte che noi venimmo vissuti come una protuberanza da eliminare possibilmente, perché il tesoro ovviamente vedeva in questo bilancio e da non informare, ma lo stesso Lamalfa fu in parte vittima della forza dell'apparato del tesoro. Perché io ricordo incontri nei quali chiedevamo a lui, e il ministro del tesoro dice, se li dessero a me i dati, ma non li ho neanche io. Ricordo lui che ci confessò questa cosa qui, di quella lettera sapeva, insomma, ma intendo dire che l'apparato del tesoro che aveva identificato in Lamalfa un ministro breve, si comportò, i tempi erano veramente diversi, a volte non ci rendiamo conto di come è cambiato il mondo da quando, essendo stato introdotto lo spoil system, il dirigente generale teme di durare meno del ministro e allora è tanto mansueto nei confronti del ministro da diventare a volte strumentale alle sue esigenze, quindi far rimpiangere le più diverse e far rimpiangere quindi i tempi in cui resisteva caparbiamente al ministro aspettando che se ne andasse. Cioè, ma questo era al tempo il tesoro e anche Lamalfa ebbe dei problemi e come... No, mi domandavo se avevi qualcosa da aggiungere. Quello che dovrei dire è che sono troppo lungo e quindi preferisco finire come la Traviata, è tardi.